Visita domani e domenica a Calatafimi nell'ambito del Festival regionale Borghi dei Tesori, che vede il territorio Elimo l'unico a rappresentare la provincia di Trapani. Si potrà visitare la matrice di San Silvestro Papa, che solo un miracolo ha salvato dal fuoco la scorsa settimana con il suo orologio appena recuperato, che era fermo da tanti anni. È una delle visite più attese del secondo weekend dei Borghi dei Tesori. Sarà anche un'occasione per scoprire il delicato meccanismo dell'orologio restaurato da Danilo Gianformaggio con il sostegno proprio dell'associazione Borghi dei Tesori. Le visite domani e domenica non riguarderanno soltanto la matrice, il suo orologio e il campanile, ma serviranno a scoprire l'ecosistema mediterraneo del Bosco Angimbè, dove si riconoscono aglio selvatico, rosa canina, lavanda, ciclamino, asparago selvatico e finocchietto, per non dimenticare gli straordinari e poco noti giardini del Caggera e l'antichissimo eremo trecentesco del Giubbino. Credo che c'è da vedere un contesto spettacolare dove chi viene intanto fa l'esperienza dell'acqua a tutto tondo, quindi il rumore che emette, quindi una situazione di calma, di quiete totale, però quest'acqua ti dà la possibilità di capire un contesto che ha dato luogo a 14 mulini ad acqua risalenti addirittura intorno a 1100-1200. In questo contesto di un microclima eccezionale, però possiamo trovare tutti i giardini con le varie essenze, giardini che erano coltivati dagli arabi, quindi i giardini, gli aranceti, tutto il sistema delle zacche, che erano tutti questi canali che prendevano l'acqua da questo torrente che all'inizio viene chiamato Calemice, poi più avanti incontra la contrada Caggera, viene appunto denominato Caggera, e ancora più avanti incontra le terme segestane, quindi diventa il fiume Caldo. Noi ci ritroviamo proprio dentro il torrente Calemice, ma ci ritroviamo seduti su questa antica fontana, su questo antico lavatoio, che non sappiamo bene ancora l'origine, però sicuramente era a servizio del primo nucleo abitativo di Calatafimi, ed era un antico lavatoio dove le lavandaie venivano a pulire i panni. La bocca Merità è un'altra scoperta che abbiamo fatto in questa ricerca ed è una bocca naturale che abbiamo ritrovato direttamente nella roccia, e riteniamo essere la bocca della verità in natura più grande che esista al mondo.